Grande Fratello 2018, nessuno si sarebbe aspettato la reazione di un concorrente. Da quando la vulcanica cancelletto Aida Nizzar è entrata nella casa del Grande Fratello, la situazione è degenerata al punto tale da scatenare una serie di polemiche. Il tutto ha avuto inizio quando la donna ha vomitato nel bagno e lo ha confessato solo in un secondo momento. La maggior parte dei concorrenti ha deciso di prendere le distanze, ma alcuni hanno superato il limite con atti di bullismo. Il senegalese Baye Dame, per esempio, ha sconvolto il pubblico quando ha perso le staffe con Aida per una semplice coppa di tiramisù. Il ragazzo di colore l'ha minacciata pesantemente, ma ciò che ha spiazzato gli italiani è stata l'indifferenza degli altri. Barbara D'Urso non ha usato mezzi termini per riferire il suo disappunto, in quanto ha ribadito più di una volta che tutti hanno sbagliato. Ha comunicato la squalifica di Baye, ma sono stati presi dei provvedimenti anche per Aida e Luigi Favoloso. Quest'ultimo l'ha offesa in diverse occasioni e ha addirittura nascosto la sua cara agendina, con la quale memorizza le parole della lingua italiana. Entrambi sono stati mandati in nomination con Alberto Mezzetti e Simone Coccia. Probabilmente sarà Luigi il prossimo a dover abbandonare la casa, soprattutto dopo aver avuto una reazione nel confessionale. Nina e Luigi, la fine di un amore? In queste settimane Luigi ha confessato di non essere sicuro dei suoi sentimenti per la bella cancelletto Nina Moric. I due sono fidanzati da circa 4 anni, ma nell'ultimo periodo non hanno vissuto serenamente la vita di coppia. L'imprenditore napoletano ha dichiarato di aver ricevuto delle attenzioni tanto desiderate da Patrizia Bonetti. Hanno trascorso una notte come due fidanzati nello stesso letto e ciò ha spinto Nina a prendere una decisione, ossia lasciarlo. Nella diretta di lunedì la D'Urso ha riferito ciò al ragazzo, il quale ha reagito con un'inaspettata compostezza. Ha detto di essere dispiaciuto, ma allo stesso tempo sollevato. Mi dispiace tantissimo, ma non doveva andare così. Mi auguro di poterle parlare fuori. I fans hanno criticato il suo modo di fare, dato che avrebbe potuto chiedere di uscire dalla casa per andare da lei. Luigi rischierebbe di perdere la sua donna per restare davanti alle telecamere. Ora che Patrizia è andata via, riuscirà a far chiarezza con i suoi sentimenti? Il malore di Aida. Dopo la puntata Aida si è sentita male e ha di nuovo vomitato. Ha confessato di avere dei problemi fisici dovuti dalla forte tensione emotiva. Veronica Satti voleva soccorrerla, ma Aida ha voluto essere sostenuta da Alberto e Simone, gli unici con i quali ha legato nella casa. Se il suo stato di salute non dovesse migliorare, potrebbe dire addio al reality? Per scoprirlo non ci resta che attendere.